Ciao streghe, ciao stregoni. Oggi vi parlerò di una figura molto conosciuta nell'esoterismo brasiliano, la schiava Anastasia. La schiava Anastasia nacque a Pompu il 12 maggio 1740 ed è una figura religiosa di devozione popolare brasiliana, a cui la pietà popolare attribuisce moltissimi miracoli. L'esistenza di Anastasia è ancora oggi messa in discussione dagli storici e dagli studiosi, perché secondo questi mancherebbero documenti certi della sua esistenza. Tuttavia il suo mito e la sua storia sono invece ben solidi nella cultura del paese, e poco importa se non esistono documenti scritti. La fede ha arricchito la storia di questo personaggio di aneddoti e la speranza ne ha fatto una delle sante del popolo più amate. Il culto vero e proprio ebbe inizio nel 1968, anno internazionale dei diritti dell'uomo, quando, in una mostra della Chiesa del Rosario a Rio de Janeiro, per onorare il 90° anniversario della soppressione della schiavitù, venne esposto un disegno di Étienne Victor Arago, che rappresentava una schiava del Settecento con indosso una maschera di ferro, metodo usato nelle miniere d'oro per evitare che gli schiavi inghiottissero il metallo. Nell'immaginario popolare, la schiava Anastasia venne condannata ad indossare la maschera da un proprietario di schiavi irritato per il rifiuto di Anastasia di soggiacere a rapporti sessuali con lui. La maschera avrebbe dovuto essere rimossa solo durante i pasti e la donna sarebbe morta per i maltrattamenti in data sconosciuta. Ma chi era Anastasia? Nel mondo della spiritualità di frontiera brasiliana ed in quello cristiano in molti si sono chiesti chi fosse realmente questo personaggio. Il suo calvario avrebbe avuto inizio il 9 aprile 1740, con l'arrivo a Rio de Janeiro dell'ennesima nave, la Maddalena, proveniente dall'Africa con 112 schiavi di etnia Bantu. Tutte queste persone avrebbero dovuto essere vendute come merce umana nel Nuovo Mondo, come era ormai prassi in questo periodo buio. Tra tutte queste persone era presente l'intera famiglia reale di Galanga ed era capitanata da un uomo che la storia avrebbe reso famoso col nome di Chico Rei per le sue imprese di rivolta nella zona di Minas Gerais. La madre di Anastasia si chiamava Delmira ed era una donna dalla bellezza abbagliante e sensuale. Non appena toccò il suolo brasiliano, venne venduta immediatamente per un'ingente somma. La sua bellezza e la sua classe che la caratterizzavano si dimostrarono per lei parte della sua condanna. Venne infatti violentata da uno dei suoi padroni e dopo 9 mesi diede alla luce una bellissima bambina dalla pelle scura e dagli occhi azzurri. La tradizione tramanda che prima della nascita di Anastasia sua madre avrebbe vissuto per un certo periodo nello stato di Bahia. Si dice che avesse aiutato moltissimi schiavi a fuggire in cerca della libertà. Alla giovane Anastasia toccò la stessa sorte di sua madre. La sua bellezza attirò l'attenzione di uno dei figli del fazendeiro. Anastasia lottò fino all'ultimo per resistere agli assalti di quell'uomo, subì umiliazioni e torture. Dal momento che non aveva la minima intenzione di concedersi, il suo padrone escogitò un pretesto per darle una punizione esemplare. Venne accusata di essersi appropriata indebitamente di un po' di zucchero di canna, lo stesso zucchero di canna che gli schiavi raccoglievano per i loro dominatori, per addolcire il caffè. Furono le mogli dei fazendeiros e le figlie, gelose della sua bellezza, a escogitare un tormento unico. Le venne messa una maschera di ferro in sfregio alla sua bellezza, che le sarebbe stata tolta solo durante i pochi pasti principali. Anastasia fu costretta a portare questo giogo per anni. La maschera le causò ferite e lacerazioni al volto, e nel corso del tempo il suo stato di salute per via delle infezioni peggiorò. I suoi padroni si trasferirono a Rio de Janeiro, dove passò i suoi ultimi giorni di vita in agonia per il tetano e gli stenti. Le sue spoglie vennero seppellite nella Chiesa del Rosario, che successivamente venne distrutta da un incendio. Documenti e prove della sua esistenza, oltre ai suoi resti mortali, si eclissarono in quell'incendio. Ma la sua fama superò ogni fiamma e il suo ricordo accompagnò le generazioni di persone che lottarono per la libertà e la giustizia nei secoli a venire. La schiava Anastasia è una delle figure più importanti della storia nera e viene celebrata come una vera e propria eroina. Nell'Umbanda viene annoverata tra le anime dei Pretos Velos, gli antichi schiavi neri che patirono il giogo infame della schiavitù. Per i cristiani è una vera e propria martire, nonostante la Chiesa Cattolica, per mancanza di prove certe sulla sua esistenza, si esime da qualsiasi processo di canonizzazione. Ad oggi le si attribuiscono moltissimi miracoli, specialmente in ambito di salute e guarigione. Ma il primo miracolo avvenne dopo la sua morte. Il suo stesso aguzzino fu preso da rimorso e ne implorò post vitam il perdono.
La fece seppellire in una chiesa e al suo funerale parteciparono decine di schiavi che riconoscevano in quella donna un esempio di stoicismo, umanità, generosità e perdono. Conoscevate questa storia? Che ne pensate? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un like e se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio dandovi appuntamento al prossimo video. A presto! Ciao ciao!